I registri AIFA sono uno strumento molto importante, direi quasi indispensabile, per la prescrizione dei farmaci innovativi. Ne parliamo con la dottoressa Camilla Ferri qui a Torino in occasione del congresso nazionale della SIF. Allora, dottoressa Ferri, qual è esattamente il ruolo del farmacista ospedaliero nell'ambito appunto dell'applicazione dei registri AIFA? Io ritengo che il ruolo del farmacista ospedaliero sia un ruolo fondamentale nell'applicazione dei registri farmaci, dei farmaci come supporto al clinico per migliorare la qualità dell'inserimento del dato, ma anche la qualità dell'appropriatezza prescrittiva, obiettivo molto importante per la sicurezza del paziente. Ecco. Fermo restando i rispettivi ruoli del clinico e del farmacista, ma parlando del farmacista, il suo ruolo è, diciamo così, passivo o attivo? Come la vede lei? Il ruolo del farmacista è un ruolo attivo e più il farmacista si propone attivamente anche attraverso il clinico nel supportarli in questo inserimento e nell'uso, nell'utilizzo dei registri, si crea una sorta di sintonia e quindi finalmente riusciamo, parliamo tanto del farmacista facilitatore, del farmacista di reparto e da uno strumento che inizialmente ci sembrava rigido, informatico e dispensioso come tempo, diventa invece una grossa opportunità che il farmacista ha per supportare il medico. Bene, ci sono degli aspetti da migliorare dal suo punto di vista dell'utente, perché appunto c'è la teoria ma c'è la pratica. I punti da migliorare sono molti, anche in aula oggi è stato detto che il percorso dell'AIFA, dei registri di monitoraggio AIFA, è stato un percorso lungo, è dal 2006 che i clinici inseriscono all'interno del registro e che i farmacisti li supportano attivamente. Nel 2013 sono stati cambiati e rivoluzionati completamente. La conclusione che posso fare oggi è che il nuovo portale ci dà molto di più rispetto al vecchio, che il lavoro fatto sul nuovo portale AIFA è comunque in questi 10 mesi stato abbastanza veloce rispetto a quello che era stato in passato e quindi ritengo che le cose da migliorare siano molte, però siamo già a un buon punto di partenza.